questo è il video riguardante i prodotti promossi dell'ultimo periodo. Scusate l'abbigliamento, effettivamente sono un po' modalità casalinga perché sono uscita da poco dalla palestra, ho ancora i capelli praticamente bagnati e sono in tuta, ma non avevo nessuna voglia di infighettarmi per fare un video, quindi ho deciso di farlo lo stesso. Spero che questo video si veda effettivamente meglio rispetto agli altri perché il mio ragazzo ha preso la Reflex, quindi sto filmando con quella e purtroppo non potrò utilizzarla per tutti i video perché sennò appunto lui dovrebbe rimanere in casa mia 24 ore su 24. Dato che questo non è possibile, quando riusciremo faremo appunto i video insieme in modo tale che si veda un pochino meglio. Credo si possa vedere, cioè spero si veda meglio. Abbiamo ancora qualche problemino per quanto riguarda il bilanciamento del bianco e i colori, però secondo me la risoluzione è sicuramente 100 volte migliore e soprattutto io ho uno schermino, quindi riesco finalmente a vedermi. Yeah! Allora, il primo prodotto di cui voglio parlarvi è questo, cioè sono dei dischetti. No, sono... Ma non i cimici questi? No. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi sono questi dischetti della Cotoneve. Cotoneve è un marchio che... è effettivamente un po' caro, quindi rispetto agli altri dischetti di cotone sono effettivamente cari, però questi mi piacciono particolarmente perché sono quelli ornati e quindi non si sfaldano. Non so se riuscirete a vedere, praticamente hanno l'orletto ai lati e quindi mentre vi struccate non si sfaldano, mentre invece gli altri, quelli non orlati, tendono un po' a disfarsi mentre uno si strucca. Però appunto come contro hanno il fatto che costano effettivamente parecchio. Questa è la confezione da 100 pezzi appunto di Cotoneve. Poi parlando di skincare vi mostro la crema del momento, la mia crema preferita dell'ultimo periodo, che è questa di L'Occitane, e praticamente è la crema la Crème Divine. Uscita da poco come linea questa qui dell'Occitane, è una crema anti-age in realtà, quindi effettivamente è una crema che sta utilizzando principalmente mia mamma, ma a cui rubo praticamente tutti i giorni perché mi piace tantissimo, si assorbe con una velocità assurda. È una crema che contiene all'interno di criso, che è un fiore che viene definito il fiore dell'immortalità perché nonostante venga reciso non sfiorisce mai, e quindi appunto questa viene chiamata la crema appunto dell'immortalità, mettiamola così. E ha un potere ovviamente tonificante, ha un potere idratante, antirughe e quant'altro, quindi è una crema abbastanza ricca, però appunto si assorbe con una facilità assurda e mi piace tantissimo, per quando ho poco tempo è fantastica. Non mi piace tanto la profumazione perché è un pochino erbosa come profumazione, quindi non è proprio splendida, però c'è chi piace, tipo mia madre piace questa profumazione, io no, sono più per le profumazioni floreali, dolciastre e quant'altro, però ve la straconsiglio, soprattutto se avete appunto un'età dai 40 in su sicuramente, e anche perché ha un prezzo effettivamente molto alto, perché costa più o meno sugli 80 euro, quindi non è un... Poi vi parlo di una maschera, in realtà è la maschera Tai Chi di Herbalist, che è composta da due maschere, cioè quella nera e quella bianca. Questa è la confezione di prova contenuta all'interno di un kit che potete reperire da Sephora a un costo di 9,90€, cioè sia la maschera che il contorno occhi che la crema viso, e questa qua mi è piaciuta molto, soprattutto la maschera nera, che è quella purificante che bisogna stendere per 5 minuti massaggiandola sul viso. È una crema che contiene quasi sicuramente argilla perché ha una consistenza molto spessa, però effettivamente fa il suo lavoro e purifica tantissimo il viso. La crema bianca in realtà non è che la maschera bianca in realtà non è che mi è piaciuta tantissimo, perché dovrebbe dare luminosità, e però non è che fa chissà che. Questa qui secondo me è molto molto più efficace, molto più valida. Vi consiglio però appunto di provare il kit, perché la maschera nella confezione grande costa più o meno sui 50 euro, mi sembra un po' un'esagerazione. Comunque promossa. Fondotinta che sto utilizzando in quest'ultimo periodo è questo di Benefit. In realtà io ho un campioncino che mi avevano dato da Sephora ed è l'Hello Flawless, credo si pronunci così, e è un fondotinta ottimo, davvero, è quello che indosso ora, ma praticamente lo sto indossando da più di un mese a questa parte, quindi questo campioncino diciamo che dura abbastanza. È nella colorazione Honey e
È veramente fantastico perché non si sente minimamente sul viso, mentre invece di solito i fondotinta liquidi mi danno un po' fastidio. Infatti, nell'ultimo periodo ho cercato di utilizzare sempre più fondotinta minerali perché sono impalpabili, sì, si dice così. E questo in realtà, nonostante sia un fondotinta liquido, è veramente molto molto delicato. Ha una buona coprenza, nel senso che ovviamente non va a coprire brufoli o quant'altro, infatti non so se riuscirete a vedere, sicuramente sono piena in quest'ultimo periodo di brufoletti e rossori, però uniforma benissimo l'incarnato e quindi mi piace tantissimo. Il correttore che sto utilizzando di più è il Fake Up, preferito dell'ultimo periodo perché è facilissimo da stendere, si stende come se fosse un rossetto praticamente perché ha l'applicatore proprio come se fosse un burro labbra e in 2 secondi si applica benissimo il correttore. Questo è nella colorazione medium, ma sto utilizzando anche la colorazione light per quando ho diciamo un po' il contorno occhi più segnato, sono un po' più stanche, quindi per illuminarlo un pochino di più. Un pochino di Res Pass sotto lo metto sempre perché quello fa i miracoli per quanto riguarda il vero e proprio contorno occhi segnato da occhiaie, ecco. Se no, per quando ho poco tempo, questo è fenomenale. Come cipria sto utilizzando questa di Be Chic, che è la cipria libera trasparente ed è praticamente, questa è la colorazione 1, appunto, una cipria completamente trasparente, molto molto vellutata, non si sente, va a opacizzare, mi piace tanto. L'unica pecca di questo prodotto è che all'interno non c'è un tappo per chiuderla, insomma, non so, sifter si chiama, non saprei neanche come si chiama quell'aggeggino per chiudere appunto i prodotti minerali e quindi appena, se non tenete dentro il suo piumino, vi esce una quantità di prodotto indescrivibile, infatti ecco, sta svolazzando via da tutte le parti. Questa fa parte della collezione Perfect and Chic, che è l'ultima uscita di Be Chic. Ci sono veramente tanti prodottini molto carini, vi farò sicuramente un video monotematico, diciamo monomarca, su questa collezione, ecco, perché è veramente molto molto bello. Come blush sto utilizzando questo di Chanel, che è un'edizione limitata, si chiama Horizon de Chanel, sicuramente lo conoscerete perché era famosissimo, perché è ottimo e mi piace tantissimo perché praticamente queste due colorazioni più chiare fungono anche da illuminante, quindi è quello che indosso anche adesso, non so se riuscirete a vederlo perché si è un po' sbiadito, diciamo, però è veramente fantastico, non saprei cos'altro dire, resiste a lungo, è semplice da stendere, mi piace tantissimo questa colorazione che vira dal rosa al corallo, poi appunto con questi punti luce, ottimo. Peccato che fosse un'edizione limitata. Il pennello che utilizzo per stenderlo è questo qua di Make Up For Ever, il numero 158, quello che ha appunto le due, diciamo, setole, sia quella per appunto per stendere il contouring o piuttosto che la terra, che è fatta in questo modo, e questa qui invece che è per stendere il blush, un pochino larghino effettivamente, ma basta semplicemente prelevarlo di punta e passarlo un po', che fa il suo lavoro perfettamente, poi si riesce a sfumare. Questo è un pennello davvero fantastico e questa linea di pennelli di Make Up For Ever è ottima, nonostante il costo sia effettivamente molto alto. L'avevo acquistata al Cosmoprof, quindi con uno sconto notevole per quello che l'ho preso. E appunto, parlando di terra, contouring e quant'altro, vi mostro quello che io utilizzo come contouring, che è un fondotinta. In realtà è il fondotinta di Bare Mineral, il fondotinta compatto, questo è nella colorazione 330, che in quest'ultimo periodo è un po' troppo scura per il mio incarnato, ma che funziona benissimo per fare un effetto contouring. Appunto, essendo matte, mi piace tantissimo. E come fondotinta lo strapromuovo perché sono veramente molto molto buoni questi. Ombretto preferito dell'ultimo periodo, in realtà è una categoria, sono gli ombretti in crema della Pupa, questa della linea Vamp. Questo è il numero 100 ed è questo color dorato che vira un po' sul rosa, molto molto bello effettivamente. E li sto utilizzando tantissimo perché
Ho fatto la scoperta dell'acqua calda, ho visto il video di Roby Berti in cui parlava degli ombretti in crema, in cui parlava del segreto per renderli più, diciamo, più belli, più scriventi e quant'altro, che era quello semplicemente di bagnarli. Ma io di solito che bagno gli ombretti normali, non mi è mai venuto in mente di bagnare gli ombretti in crema. Quindi dopo questa fantastica scoperta ho utilizzato molto molto di più gli ombretti in crema perché tirano fuori il lato perlato piuttosto che metallizzato, sono molto più scriventi e sono fantastici. Se non l'avete mai fatto, provate perché effettivamente è una scoperta banale, sì, ma effettivamente molto efficace. E questo soprattutto, essendo un colore molto neutro, bagnandolo appunto con un po' d'acqua termale, Fix Plus o quant'altro, bagnando il pennello e poi intingendolo dentro nel barattolino, esce fuori un colore fantastico, super super luminoso, bellissimo davvero. Palette preferita dell'ultimo periodo è questa qui di Diego Dalla Palma, ispirata, è una collezione ispirata a Biancaneve il Cacciatore, mi sembra fosse dell'anno scorso, se non sbaglio, o comunque non è proprio super recente, che mi ha regalato Milena e che saluto tantissimo perché è una persona splendida. Un bacione Milena, lei tra l'altro mi segue da veramente tantissimo ed è una delle poche che mi commentava in ogni video praticamente, o comunque si faceva spesso sentire anche quando avevo 3 iscritti in croce, ecco. E questa è una palette bellissima perché oltre appunto a contenere una matita nera e un rossetto rigorosamente rosso, vi faccio vedere il rossetto perché è veramente fantastico, ed è questo rosso qua, che però appunto non ho ancora indossato perché diciamo il rosso non è proprio un colore super portabile, non ho avuto ancora l'occasione. Mi piace tantissimo per i colori degli ombretti, sono 6 ombretti di cui 3 shimmer e 3 matte, di queste colorazioni che vanno dal bianco beige al marroncino, ma soprattutto mi piace tanto Mirror Mirror, che è questo colore qua che tira fuori il verde degli occhi in una maniera assurda, è bellissimo. È questo colore qua, vi faccio vedere lo swatch, ed è veramente fantastico. Me ne sono innamorata, è proprio diventato il colore che più utilizzo nell'ultimo periodo. Mi piace veramente tanto perché è un bronzo che vira un pochino al rossiccio, quindi è veramente splendido per chi ha gli occhi tendenti un po' al verde come i miei, ecco. Poi, cosa mi manca? Allora, matita occhi. Sicuramente, come vi ho già parlato negli ultimi 74 video più o meno, la preferita è la Perversion di Urban Decay, la matita più nera che più nera non si può, perché è veramente super scrivente, super nera, super duratura, mi piace tantissimo, la utilizzo sempre nella rima interna e veramente ottima, soltanto che adesso è diventata praticamente minuscola e quindi dovrò prendere una nuova. Non è super reperibile perché nelle Sephora sparisce subito. Adesso volevo vedere se prendere questa o la Master Drama di Maybelline oppure la Super Shock di Avon. Sono un po' indecisa. Eyeliner preferito è questo di MAC, il cream liner, nero ovviamente, rigorosamente nero, ed è questo eyeliner qua. Non è un prodotto super conosciuto di MAC, ma ve lo straconsiglio. Credo sia un prodotto della linea Pro. E è veramente super semplice da utilizzare, basta bagnarlo leggermente con un po' di Fix Plus o di acqua termale e poi semplicemente stenderlo con un pennellino angolato punto a punta fine, ma è molto più semplice che il Black Track perché i Flood Line sono un po' pastosi, poi si diventano secchi, sono difficili da stendere. Questo invece, essendo in cialdina, è fantastico. Andatelo a provare, ve ne innamorerete, sono sicurissima. Matita per le sopracciglia, è questa qui di MAC, lo so, vi sto facendo vedere un po' di prodotti di MAC, ma in quest'ultimo periodo sto cercando di fare degli acquisti mirati e quindi preferisco prendere poche cose ma molto valide, e di questa ero sicura che mi sarei innamorata perché è una matita veramente ottima, è nella colorazione Spire, quindi quella per le sopracciglia marroni, per le castane, insomma. E è ottima perché ha una mina minuscola e quindi praticamente si riescono a fare dei tratti molto precisi. L'unica pecca è che la mina non è, cioè, non è retraibile, si dice così, cioè esce fuori ma non si può far rientrare, quindi
Fate attenzione a non tirarla fuori troppo, sennò sicuramente si rompe dato che è così sottile. Però ne basta veramente, basta tirarne fuori veramente poco a poco e poi appunto si riesce a delineare meglio le sopracciglia. Poi, rossetto del periodo, il preferito è il Patisserie di MAC, che è un lustre ed è quello che ho indosso su adesso. E è l'unico che riesco a utilizzare praticamente nell'ultimo periodo, che ho le labbra sempre molto screpolate e secche, che tirano, che danno fastidio, quindi ho bisogno di rossetti molto confortevoli, a parte quelli che vi ho fatto vedere sia di Revlon che di Clarins, scusate, mi confondo sempre, che sono appunto molto idratanti, però hanno una colorazione un pochino scura. Questo è quello che utilizzo di più perché è un bel nude e lo sto adorando, è proprio un bel colore. Quindi anche questo qua provatelo perché è veramente molto molto bello. Per quanto riguarda i mascara, vi faccio vedere il Revlon Lash Potion, di cui vi ho parlato nel video dedicato appunto a Revlon, che è il mascara che ho indosso adesso. E questo appunto è l'effetto, vi avevo detto che ve l'avrei fatto vedere prima o poi l'effetto, mi piace tantissimo perché delinea molto bene le ciglia, le separa, non ha un effetto effettivamente troppo carico, però non è neanche poi così tanto naturale. È un mascara che utilizzo tantissimo anche quando vado a lavorare perché mi piace veramente molto il Lash Potion di Revlon e vi consiglio anche il Belong di Clarins, anche quello un ottimo mascara. E poi per finire vi mostro due smalti. Il primo è il celeberrimo Rouge Noir di Chanel. Il rosso icona appunto di eleganza, il rosso molto scuro, icona di eleganza di Chanel, è veramente fantastico. Credo sia uno degli smalti che ho più utilizzato. Lo utilizzo d'estate, d'inverno, sulle mani, sui piedi, mi piace tantissimo, lo sto utilizzando praticamente sempre e boh, non lo so, è fantastico anche come proprio come consistenza, mi piace tanto. Di solito non sono una fan degli smalti Chanel perché hanno un costo effettivamente un po' proibitivo, però di questo me ne ero innamorata e non potevo non comprarlo e quindi ho fatto un ottimo acquisto, non posso dire niente perché è veramente molto molto buono. L'unica pecca degli smalti Chanel che non mi piace il pennellino, però questo si riesce a stendere molto bene. Se non lo conoscete, ma ne dubito, anche questo qua provatelo, è veramente un colore spettacolare. E infine vi mostro uno smalto di Fabi, anche questo qua mi è piaciuto tantissimo e l'ho utilizzato spesso. Ovviamente non spesso come la French che ho nell'ultimo periodo perché sapete, col lavoro che faccio non posso mettere smalti colorati, però appunto mi sbizzarrisco di solito quando sono di riposo e quindi quando sono di riposo le unghie sempre super pitturate, quando invece vado a lavorare cerco di utilizzare colori un po' più neutri, quindi in quest'ultimo periodo ho fatto la French, il semipermanente, quindi è una cosa un pochino più elegante, effettivamente più fine da vedere per me che sono un'infermiera. Comunque, invece, vi stavo dicendo lo smalto di Fabi che vi mostro ed è veramente molto molto bello. È della collezione Eclectic, è il Esmeralda in the Mirror ed è questo colore qua. Praticamente è un blu che vira al verde, giallo, viola, molto molto cangiante come colore. Con queste luci si vedrà malissimo perché riflette un sacco. Ve lo faccio vedere magari sul. Ve lo faccio vedere appunto sul display, non saprei neanche come dire, non è una rotellina, ma più o meno. Ed è appunto questo colore qua. Anche questa ha un'ottima stesura. Gli smalti di Fabio mi piacciono molto, magari vi faccio un video dove vi mostro un po' di cosine, un po' di novità e vi parlo anche degli smalti Fabi perché in realtà sono effettivamente una novità e questo mi piace veramente tanto, è molto molto bello come colore, Esmeralda in the Mirror. E niente, credo di avervi detto praticamente tutto, di avervi fatto vedere tutti i preferiti del periodo. Se avete dei prodotti da consigliarvi, scrivetemelo qua sotto. So che ultimamente non è poi così semplice scrivere con le nuove impostazioni di YouTube, basta essere, mi sembra, comunque collegate a un account Google Plus o qualcosa di simile, e anche io sono un pochino inesperta da questo lato. Comunque, spero di vedervi nel prossimo video, un bacione, ciao!